Procida, la più piccola delle isole partenopee ed anche la meno frequentata, almeno fino a quest'anno, che grazie al riconoscimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022 si appresta ad accogliere un gran numero di visitatori, lasciandosi alle spalle la sua aria un po' schiva e misteriosa. Tradizionalmente il centro abitato viene suddiviso in 9 contrade, dette grancie. Terra Murata, la parte del borgo più antico, Corricella, il porto di pescatori, Saint Co con la sua Marina Grande, dove siamo sbarcati e dove ci troviamo. Quindi San Leonardo, Santissima Annunziata, detta anche Madonna della Libera, Sant'Antuono, Sant'Antonio e Chiaiolella, porto turistico nella parte meridionale dell'isola. Nel Medioevo l'isola accolse le genti in fuga, prima dalle invasioni longobarde e poi dalle incursioni dei pirati saraceni, e la popolazione decise di rifugiarsi sul promontorio naturale della terra, naturalmente difeso da pareti a picco sul mare, e poi in seguito più volte fortificato, mutando il proprio nome iniziale di Terra Casata nell'attuale Terra Murata. Il punto più elevato dell'altura fortificata è dominato dall'Abbazia di San Michele. Di fronte si trova l'ex conservatorio delle orfane del XIII secolo che ospitò le vittime della peste. Inoltre si trova anche il Palazzo d'Avalos, fatto edificare dal cardinale Inigo d'Avalos d'Aragona e successivamente utilizzato come carcere. Oggi del vecchio carcere si possono osservare soltanto i ruderi. Pensate che qui all'interno furono girate alcune scene del film di Alberto Sordi, Detenuto in attesa di giudizio. Mentre l'isola in generale è stato il celebre set de Il Postino di Massimo Troisi. E inoltre Procida è protagonista anche di alcune opere letterarie, come Graziella di Alphonse de Lamartine, oppure L'isola di Arturo, che è uno dei maggiori testi, dei maggiori racconti di Elsa Morante. A lei è dedicato un premio della letteratura che da diversi anni si tiene proprio qui a Procida. Da Belvedere si gode di uno spettacolare panorama, a partire da Monte di Procida, che appartiene alla terraferma, al bellissimo Golfo di Napoli con il Vesuvio, e sull'altro lato la penisola sorrentina e l'isola di Capri. E ai piedi di Terra Murata, quasi inalterata, Marina Corricella. Tra l'alto Medioevo e XVIII secolo si sviluppa una tipologia di architettura particolare, generalmente definita spontanea, ma più correttamente di carattere popolare. Peculiari dell'isola sono le costruzioni coperte da volte. Si tratta di edifici originariamente costruiti a protezione delle imbarcazioni e successivamente ampliati con aggiunte sovrapposizioni, caratterizzati in facciata da archi e semiarchi,
che inquadrano porte, finestre, terrazzi, logge e anche scale esterne. L'arco ha la funzione di ingresso, o meglio, di passaggio tra la strada e l'abitazione, e delimita ai piani superiori un terrazzo chiamato localmente Vefio, vero simbolo dell'abitazione tipica dell'isola. Esternamente vi è la scala rampante, anch'essa che poggia sull'arco, chiamata anche a collo di giraffa, che è la soluzione migliore per poter raggiungere i piani superiori. Altro elemento caratteristico è la policromia. Gli edifici sono generalmente dipinti di colori pastello e sono sortiti in maniera tale che molto difficilmente due case vicine abbiano lo stesso colore. La tradizione vuole che i pescatori desiderassero vedere, anche da lontano, dal mare, la propria abitazione. Procida forma una sorta di comprensorio unico con un'altra isola, che è Vivara. La si vede là in fondo perché ha una forma di mezzaluna ed è quello che resta di un cratere vulcanico, uno dei tanti dei Campi Flegrei. Oggi è una riserva naturalistica protetta e vi è anche un centro di ornitologia. È collegata però a Procida da un ponte che appunto la collega al Colle di Santa Margherita. Nella cucina procidana la fanno da padrone i prodotti della terra, in particolare carciofi e limoni. Il limone procidano ha una particolarità, ovvero l'albedo, la parte bianca, più sviluppata e un sapore meno acre. E con i limoni si fa l'insalata di limoni, con limoni a tocchetti, olio, sale, peperoncino e menta. Un saluto a questa splendida isola. Noi ci vediamo alla prossima avventura, ma continuate a seguirci sui social. Follow, like, share. Ciao! Allora, una parentesi, giusto per capire dove siamo ora. Noi ci troviamo qui su questo terrazzo di Torretta Corricella, che è il nostro alloggio per questa giornata, e si trova praticamente in una posizione molto bella. Si trova già a Corricella, nella parte appunto più pittoresca dell'isola, e da qui possiamo vedere sia appunto il lato meridionale, quindi tutta Corricella, terra murata là in alto, poi da questa parte qua appunto si vede l'ingresso alla Torricella, dove c'è il nostro appartamento qua dentro, che abbiamo un terrazzino là in alto privato nostro, accessibile da una porta finestra della nostra stanza, e di là, adesso magari qui non si vede perché c'è un altro terrazzo, ma di là c'è proprio Marina Grande, dove approdano i traghetti, le navi e tutto. Quindi praticamente si vedono entrambi i lati dell'isola, e poi ovviamente laggiù cosa si vede? Il monte Epomeo di Ischia.